Ciao Gaetano! Uè. Ciao! Non è che sto figlio fa la morte? E i vigili, mangi i vigili oggi. Quest'anno in sciopero. E poi devo sommarci a tutti. Ah, donna, il figlio! Mamma, papà, poteva dire sì! Ciao, ciao! Quello Tonino a fotografare. Bravo Tonino, bravo, bravo. Dai, ci vanno presa di auguri a Lucio Mano. Allora via Principessa Maria e Vico tra per telefono e poi me ne smentisce. No, sulla questione della pista. Sulla questione della pista mi ha detto che alla Fiera del Levante la tavola più accurata e più grande delle piste ciclabili, quindi dei progetti, che progetti. È quella che riguarda Parese e San Francisco. Io però vi devo aggiungere un altro particolare. Innanzitutto che l'impulso di questa progettazione è nato dalla circoscrizione, questo sia chiaro. Cioè l'anno scorso ci demmo proprio come scadenza e come impegno questo. Una serie di incontri che abbiamo fatto con l'ufficio tecnico decentrato, l'ingegner Borrelli, con l'ingegner Paticchio del traffico e con l'architetto Mallardi, insieme alla collaborazione dell'ingegner Antonucci, dell'ingegner Ranieri del comune, ha prodotto un progetto che ormai manca solo, diciamo, qualche modifica che è richiesta dalla commissione
locale del paesaggio, perché trattandosi di una pista sul mare, diciamo, c'è bisogno di rispettare certi parametri, certi criteri. Quindi c'è un piccoli ritocchi, ma veramente minimi, che riguardano il parcheggio, riguarda il colore della pista, poche cose. E questa pista dovrebbe partire adesso esattamente, non so se in fondo a questa strada o a inizio di questa strada, per arrivare fino a Lido Lucio. Ed è una pista che prevede, diciamo, doppio senso di marcia per i ciclisti, prevede una parte pedonale e poi naturalmente la sezione stradale protetta con gli arredi urbani e quant'altro. Quindi al momento verrà sottoposta, credo all'inizio di ottobre, se tutto va bene, alla commissione locale per il paesaggio, che è una commissione dell'urbanistica ma composta da esterni, quindi bisogna aspettare il parere, poi la soprintendenza nel giro di un mese, e quindi se tutto va bene, se i pareri sono positivi come noi speriamo, i fondi della circoscrizione, degli arredi urbani degli anni passati verranno destinati per questa opera. Se poi, come ho detto per telefono poco fa all'assessore De Caro, il comune viene incontro con fondi della cassa centrale, ovviamente, perché Santo Spirito è parte palese, è parte di Bari, perché quindi almeno non possono esserci figli e figliastri, abbiamo anche noi bisogno, e le scuole lo stanno rivendicando, abbiamo avuto una lettera della dirigente scolastico di Santo da parte dei bambini, dei genitori, che vogliono naturalmente, hanno richiesto la pista ciclabile. Ma io penso che questa manifestazione che voi avete visto con centinaia di persone, famiglie, bambini, stanno proprio a dimostrare che una pista ciclabile qui è opportuna, necessaria, utile, ed è non solo un segno, dicevano gli antichi, signum et res, non solo un segno di quello che è la mobilità sostenibile, ma è anche una res, cioè una cosa, una sostanza di quello che è la mobilità sostenibile. E per la parte verso Palese? Per la parte verso Palese ci sono state difficoltà di progettazione, perché questa parte è una parte in cui la sezione stradale arriva intorno agli 11 metri e con la realizzazione della pista viene salvaguardato anche i 7 metri per la circolazione dei bus. Invece nella parte di Palese, a partire credo dalla Torre della Finanza, però in modo particolare la zona dal titolo in poi, Porticcione, lì purtroppo la strada è molto stretta, quindi lì ci sarebbe da fare una soluzione di tipo gestionale prima di tutto, più che strutturale. O pensare a qualcosa all'interno. Per ora lì, diciamo, hanno dovuto sospendere. Oppure nella parte dopo l'ex risuonante a Tommaso, lì diventa ancora. Dopo. Però c'è quella parte lì e va studiata dal punto di vista gestionale. Non so se si può pensare a un sistema di sensi unici, non lo so, però. è una cosa che va studiata, perché la sezione è molto ristretta. Va bene. Questo è qua. Va bene, Erio, ti ringrazio e ci vediamo presto. Papà, andiamo! Fammi sapere altre notizie.